Mobili di antiquariato ed epoca, oggettistica vintage e modernariato. Se li stai cercando, la risposta è l'Emporio dell'Usato in via Provinciale Fogliense, Urbino, a Casilina di Auditore, vicino alla carrozzeria International di Truffa. Un vasto assortimento per qualità e unicità a prezzi piccoli piccoli. L'Emporio dell'Usato, chi cerca trova. Ti aspettiamo per informazioni al 339-591-1037. Tisano Reica 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta brevettata Tisano Reica 2. I prodotti Tisano Reica 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casilina di Auditore. Scegliete Tisano Reica 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisano Reica 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casilina di Auditore vicino a Urbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casilina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casilina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Non è un circo classico, non è nemmeno un cabaret, è l'EPT Cabaret 1924 che per la quarta volta torna ad Urbino. Che cosa c'è sotto questo chapiteau meraviglioso? Questo tendone è per noi un luogo di creazione genuina, artistica e pura. Un luogo nel quale una rosa di una quarantina di artisti, tornandosi, quindi lo spettacolo è sempre diverso, viene, crea e si esibisce, quindi è anche un luogo di spettacolo dal vivo, spettacolo di circo contemporaneo, quindi oltre a non avere animali, oltre ad annoverare tra i suoi artisti persone che non vengono da famiglie di circo, è un luogo nel quale appunto con l'arte del circo noi vogliamo parlare, è una lavatrice all'interno del quale il pubblico entra e nella nostra velleità, nel nostro sogno, esce di buon umore, pacifico. Noi li trasformiamo, li trasportiamo in un'altra epoca storica, appunto il 1924, in un altro spazio, Parigi, li rapiamo per poterli coccolare per un paio d'ore, quindi offriamo da bere, quindi offriamo i popcorn, quindi ce li portiamo sul palco e insomma cerchiamo di intrattenerli con dolcezza, con rispetto, insomma così. A un metro dal palco, poi proprio voi che prima vi esibite, poi portate bollicine, popcorn, intrattenete il pubblico e lo fate sentire amato con delle caricature, però avete delle storie differenti. Tu ad esempio non provieni dal circo, ma eri avvocato. Come mai a questa svolta? No, io non provengo dal circo, sono appassionato di giocoleria da quando ho una dozzina d'anni, quindi più di 20 anni fa ho cominciato a fare il giocoliere, ma dalla nascita io sono quello che fa lo spettacolo in famiglia, per esempio nel pranzo di Natale per i nonni, per questo 1924, perché i nonni sono stati i miei primi mecenate, perché mi davano
10.000 lire a Natale, mi ricordo, se io organizzavo lo spettacolo con tutti i cugini. Bene, la solfa non è cambiata, abbiamo studiato, abbiamo fatto le scuole di circo, ci siamo formati, ma la vocazione era già presente fin dall'inizio, quindi perché ho cambiato mestiere, perché non faccio più l'avvocato? Beh, perché non potrei fare null'altro. Lo chapiteau, perché questa scelta? Chapiteau è la tradizione, questo è un circo contemporaneo che viaggia all'antica, ovvero sia muovendosi di città in città, piano piano, montiamo, smontiamo, chiediamo i permessi. Lo chapiteau è un simbolo che nell'antichità era il simbolo di aggregazione del paese. Quando arrivava il circo, i bambini scorrazzavano intorno, gli adolescenti aiutavano a montare e gli adulti compravano il biglietto e offrivano formaggi, salami agli artisti del circo. Adesso la situazione è cambiata, sinceramente, però con amore ci accolgono i posti dove andiamo, con grande amore. Il problema è un po' la burocrazia, perché noi, essendo viaggiatori, facciamo un po' più fatica. La burocrazia non è fatta per noi, non c'è un sistema che ci prende in considerazione, siamo talmente pochi. Ma ad Urbino in particolare, sin dalla prima volta, abbiamo ritrovato, abbiamo avuto un'accoglienza formidabile. Le istituzioni, dal sindaco all'assessore, agli operai del comune, gli elettricisti, vengono, ci aiutano, ci danno una mano, ci vogliono bene e ci agevolano per la nostra permanenza, dandoci l'opportunità di esibirci nei più bei luoghi della città, la fortezza piuttosto che la piazza del Duca o la piazzetta delle Erbe. L'atmosfera francese, l'atmosfera della Belle Époque tornerà ad Urbino nella nostra regione presto? Certamente. Quando? Presto, noi navighiamo a vista, siamo viaggiatori, quindi dico presto, ma è una promessa da marinaio.